Fuck. Mi è stato chiesto dal boss del canale YouTube se posso editare un'altra storia perché un editor ha droppato e noi siamo tipo una decina, 7, 8, giù di lì. Uno di questi ha droppato, quindi mi devo prendere il carico della sua storia. Cosa che farò stamattina. Oggi fuori piove, non è il massimo. Infatti, il bello che ieri ho tolto le cose da stendere, le ho piegate, però le ho lasciate lì fuori. Adesso con la pioggia di traverso, tutti i vestiti da parte in alto si sono completamente bagnati. In tutto questo, dopo la doccia, ieri ho messo fuori un po' a prendere d'aria l'accappatoio da palestra e ora è completamente zuppo. E quindi le ho spostato e vediamo. Devo ancora fare colazione, ma ci pensiamo adesso. Allora, intanto mi metto a scaricare come al solito i video. Ho finito di lavorare, è l'una e adesso mangio la pasta avanzata ieri, che mi sono reso conto ora che è tipo un piatto gigantesco. Cioè, guarda qua che roba. La amatriciana molto molto buona e con questa ci guardiamo un pochino di YouTube. Quindi buon appetito, ci vediamo dopo. Allora, ci ho pensato un pochino e se vi ricordate io ho comprato le piadine e stasera il piano era farmi piadine. Solo che ho già mangiato la pasta oggi, pasta ieri, insomma non va bene. Però volevo comunque la consistenza tipo piadine, quindi ho preso il prosciutto, cioè ho lo speck, ho lo stracchino, quindi una cosa simile sono le omelette. Quindi stasera ci facciamo le omelette. È un bel po' che non le faccio, quindi spero insomma che la ricetta mi venga. Ci servono 3 uova. Io vi giuro, non è che me le preparo. Ho 2 uova, va bene. Allora faccio... Ci servono 2 uova. Non ne ho altre qua? No. Andranno benissimo. Dopo è scontato di non avere il latte. Quindi vediamo se c'è il latte almeno. Ah, sì, dai. Ci facciamo andare bene 2 uova, dai. Allora, per fare le omelette giuste, ma mi perde sempre quando mi abbasso. Dicevo, per fare le omelette giuste abbiamo bisogno di uova, un po' di latte, pepe e un pizzico di sale. Quindi andiamo intanto a preparare il tutto. Ci mettiamo qua dentro le 2 uova. Ok, fantastico. Facciamo che... Questa qua è scaduta ieri, quindi bisogna fare il test dell'acqua. Prendete una ciotolina d'acqua, ci mettete dentro l'uovo. Se galleggia, vuol dire che è andato male. No, va a fondo, perfetto. Fantastico. Allora, un uovo. Uova. Finito un pezzettino di guscio dentro, va bene, perfetto. Ma 2 uova, mettiamo un po' di sale, un po' di latte, questo è 2,50, quindi un'ottantina, quindi un po' meno della metà. No, così, fantastico. Ci mettiamo il pepe, mi metto qua, così vedete un po' di pepe, fantastico, un po' di sale. Bene, adesso iniziamo a sbattere. Decisamente mi servivano più uova, mannaggia. Di solito io utilizzo il prosciutto crudo, il prosciutto cotto, non ce l'ho, quindi facciamo con lo speck. Ecco qua.
Allora, tagliamo un po' di fettine. Diciamo che per un panino e per una porzione sarebbero una cinquantina di grammi di affetta di, sì, di salume. Io vado molto a sentimento, vedo fin dove riempie. Ora potete utilizzare o una noce di burro oppure un pochino di olio. Io utilizzerò un pochino di burro, dai, una noce. Un pelo, giusto un pelo. Tac. Così. Mettiamo di via il burro, ci prendiamo anche i pomodori, così finiamo questi. Che voi avete capito oramai la mia dieta a base di pomodori, un po' di sale. Prima va messo il sale rispetto che l'olio, perché se mettete prima l'olio, dopo il sale scivola via e ve lo trovate tutto in fondo alla ciotolina. Mentre se mettete prima il sale, fate girare per bene. Potrò mettere anche un pochino di più, però amen. Sti cazzi, raga. E tutto questo perché io ho la malsana idea di dire: ma no, piadine, carboidrati, abbiamo già mangiato oggi. Boh, fantastico, diamo l'ultimo colpetto qua. Ok. Boh, ho messo dentro. Adesso preghiamo Dio che non si attacchi, se no mi tocca mangiare veramente le piadine. Va bene, qua a posto. A fuoco basso ora, cioè si deve scaldare lentamente. Possiamo anche metterci un coperchio. Fuoco basso, ragazzi, fuoco basso. Oh, mi ho dimenticato di dirvelo. Intanto mescoliamo. Guardiamo i bordi, devono essere abbastanza dorati. Non deve essere una frittata, quindi la parte sopra ci sta che sia ancora un pochino liquida. Tra poco andremo a mettere lo speck e lo stracchino sopra e poi facciamo il risvoltino. In caso, se vedete che si sta cuocendo troppo da un lato, voi potete anche spostare la padella in un altro fuoco o comunque toglierla dal fuoco, tenere il coperchio, così riuscite a regolare la temperatura all'interno, se vedete che è troppo caldo. Ok, qua lateralmente io direi che ci potremmo anche essere. Quindi prendiamo il nostro stracchino, tolziamo un pelo, prendiamo il nostro stracchino, lo mettiamo da questo lato, dai, scendi, maledetto, miseriaccia, spacco tutto. Boh, iniziamo a metterci lo speck, cioè guardate qua, adesso arriva la parte più delicata, devo fare il fold. Oh signore. Non è proprio un omelette, ma che cazzo faccio ora? Come faccio per allora? No, si è bucata. Mayday, mayday. Non avete visto niente. Non mi è caduto un pezzo di stracchino per terra. Vabbè, signori, il sentimento c'era, la volontà c'era, però non tutte le ciambelle vengono col buco. Ok. Mettiamo i pomodori un po' per compensare. Acquetta, ci prendiamo. A me piace prendere bicchieri, piace utilizzare bicchieri da mezzo litro. Perché almeno so quanto bevo durante il giorno. Ne sono consapevole. Boh, qua c'è tutto. È una cena un po' da carcerati, ma questo è. Comunque, se ignoro la presentazione, il gusto è anche piacevole, vi dirò. Cioè, la consistenza è giusta. Sa che mi piace lo speck e lo stracchino.
ci sta, mi è venuto bene. È un po' un doppio piano, ecco, questo sì. Però appunto, ignoriamo la presentazione. Oh ragazzi, è uscito il video degli YouTubers che vi dicevo, questo è il video che ho editato Side stamattina. agreement, so basically it still stands, even though I don't think a lawyer does. What, you don't think at 3 a.m. he's like, yeah, okay, that's fine. That would be the worst. What was that about? You've never seen an alien? Yeah, that's fine. Come vi dicevo, devo aggiungere sti effettini, sti jokes, che cioè, sono delle cagate, però piacciono al pubblico. Get that there have been two stock splits, so I saw a lot of people on X being like, yeah, the stock is down. It's not even 420. And it's like, yeah, you forgot about two huge stock splits, so it's actually six times that value, you morons. Fucking idiots. The number's smaller, so it's smarter. I don't pay attention to things even though I open my dumb mouth. Wow. Ecco questo, adesso devo editare questi video qua e noi ci sentiamo dopo. Ho 2 video da editare, quindi visto che mi sono imposto, come vi dicevo, la regola di massimo mezz'ora video e sono stato abbastanza bravo a seguire questa regola perché ci metto 25 minuti circa a editare il video e poi Photoshop per la thumbnail 5 minuti, giù di lì. Sì, alla fine ci metto anche di più perché poi devi caricare il video, caricare, mettere il titolo. Cazzi e mazzi, 45 minuti se ne vanno, però sto provando a mantenere questo numero il più basso possibile perché voglio veramente che siano video spontanei, non voglio cose costruite, non voglio dover stare lì a pensare a mille storie, no, questa è la mia vita, ve la faccio vedere così com'è, nuda e cruda. Il progetto di un vlog pesa di solito tra i 300 e i 350 gigabyte. 300-350 GB per 15 minuti di video. E questa è la vita dell'editor. Quello di ieri ve lo faccio vedere. Quello di ieri si vede qua da qualche parte. Vlog, che è l'ultimo che ho editato, il 7, appunto. No, è oggi. Last modified. No, che video è questo? Comunque c'è scritto 309 giga. Ora apriamo. Vlog è solo un video di neanche 15 minuti dove questo qua in particolare cosa stavo cucinando? Le patate? Sì, qua stavo facendo il re delle patate. Ecco, il re delle patate, quel video lì pesa 309 GB. Quindi, bella merda.